grande la Meta. Vorrei fare un Sanremo forte. Fallo per me, per favore, perché almeno è l'ultima volta e che così sono soddisfatta e sto Sanremo me lo tolgo. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una da tutte stelle della vita. Non sono una signora, ma una per cui la... Questo è il desiderio di Loredana Bertè, cantare nuovamente sul palco dell'Ariston. La regina incontrastata del rock italiano, infatti, dopo aver vissuto un 2006 pieno di grandi soddisfazioni, vorrebbe iniziare il 2007 con la stessa carica ed energia, tornando a scatenarsi davanti a quella platea sanremese che è sempre l'amata ed applaudita. Sei forte, sei soda, sei... Sei soda, sì, sì! Sodissima! Piano, piano, Lari, che non mangio nemmeno un cucchiaino di Nutella. Ci ritroviamo in alto mare. Irriverente e ribelle per definizione. Io non c'ho niente da fare, Non c'ho nessun appuntamento. Il suo DNA l'ha sempre portata ad esprimere le sue idee senza filtri e a vivere una vita fuori da regole e schemi precostituiti. Purtroppo non c'è più comunicazione, la gente non si parla più. Io non ho mai voluto il telefonino, perché è un collare. Tu mai avuto il telefono per cercare? No. Per cercare me, telefoni a casa, lascio un messaggio, se voglio ti richiamo, se no chi se ne frega. Se mi squagli il trucco, come ti chiami te? T'ammazzo. Il suo spirito indomito l'ha anche portata a non arrendersi mai davanti ad un mondo, quello musicale, che sembrava volerla esiliare nel limbo dei ricordi. C'è gente che fa la fame e che ha un talento straordinario e che non fa niente perché non lavora nessuno, sta tutti a casa, specialmente quelli più bravi. Ecco, oppure perché sembra che, specialmente per le donne, abbiamo il timbro come lo yogurt di scadenza, che passati 50 anni bisogna starsene a fa l'uncinetto. E la luna bussò alle porte del buio. Con la sua partecipazione nel 2004 al reality show Music Farm e con l'uscita nel settembre 2005 del suo album Baby Bertè, Loredana ha però dimostrato a tutti gli scettici che il pubblico è ancora con lei. Baby Bertè, grazie! Mi una viene di dire. Una stola, non c'era. Una stola no, ma mi viene da dirti: sei bellissima! Siete bellissimi! Vi amo! E se ci sono ancora, è perché ci siete voi. Oltre alla musica e all'affetto del pubblico, il grande motore della vita di Loredana è stata sua sorella Mia Martini. Un rapporto, quello con Mimì, diventato ancor più intenso dopo la scomparsa di quest'ultima. Come donna e come artista era talmente grande, 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 da non poter sopravvivere in un mondo fatto di uomini piccoli piccoli. Un dolore questo che ha lasciato nel cuore di Loredana un vuoto incolmabile. Non è vero che il tempo cancelli tu, anzi, c'è sottacche indelebili dentro. Io, sì, io, sono il mio migliore amico che ho. La vita con Loredana sembra proprio essere stata beffarda. Infatti, quasi a voler compensare il grande talento ricevuto in dote, la sorte gli ha riservato molte sofferenze, non ultima quella di veder naufragare la sua storia d'amore più importante, quella con il tennista Bjorn Borg. L'amore non è che... L'amore arriva, è come un treno, una tramvata, che te prende quando meno te l'aspetti e basta, non è che lo puoi scegliere. Un amore non si sceglie, non si sceglie. L'amore invade e finisce. Non t'ha più preso? No. E poi... È una sorta di rammarico per questo, no? Di rammarico perché non ho figli, è colpa sua. Dopo 4 anni di matrimonio e 2 di fidanzamento ufficiale. Dopo 20 anni che ci conoscevamo. Insomma,
farsi consigliare da sua mamma, dicendo che l'unico figlio doveva essere di sangue puro svedese. Dopo 4 anni di matrimonio, è già tanto che non ho preso a calci pure la mamma, scusa, E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. Quante volte pensi ci si possa innamorare nella vita? Tu, l'amore vero, Un paio, 2, 3. No. Una. E basta. Quindi però tu, lui era il... Per fare il padre e i miei figli, quello era. Loredana comunque, grazie alla sua musica, continua a trovare energia e a darci emozioni. E visto che sognare non costa niente, magari quelle emozioni potrà regalarcele nuovamente dal palco dell'Ariston. Beh, noi l'aspettiamo naturalmente, la mitica Loredana Bertè. Siamo veramente felici ogni tanto di averla alla vita in diretta. Ma è vero, anche tu la pensi come lei in fondo, che l'amore è una trambata. È una trambata in tutti i sensi. Quando entra...